Con il cantiere Rossini ci siamo conosciuti alla Fiera del GIS circa 3 anni fa. Nella scelta delle attrezzature necessarie per l'attività di cantiere è venuto il momento di dover scegliere un mezzo di sollevamento. Il dubbio era se acquistare una classica gru su ruote o un sollevatore telescopico. Dopodiché, sentiti per telefono, ho preso un appuntamento, sono venuto qui direttamente in cantiere. E in effetti adesso, dopo qualche anno, devo dire che avevano pienamente ragione. Con il 4018 della Merlo svolgiamo attività di movimentazione. Prima di avere questo mezzo chiamavamo a giornata delle gru esterne. Col Merlo riusciamo a svolgere più del 50% delle lavorazioni che facevamo prima. Noi abbiamo acquistato anche altri optional, altre attrezzature come la navicella per il sollevamento delle persone che lo trasforma in una piattaforma telescopica, in una PLE. Veramente abbiamo più macchine in una. Per la manutenzione stessa degli alberi o delle fiancate stesso degli yacht abbiamo visto che un verricello era l'ideale, appunto perché la corda saliva e scendeva con attaccato il carico e poteva tranquillamente togliere il carico. Oltre a questo hanno voluto anche un gancio fisso. Gli ho anche consigliato di prendere anche il radiocomando con questo tipo di accessorio. Hanno la possibilità di poter manovrare le funzioni della macchina da remoto. Questo mezzo che abbiamo in cantiere non è solamente dato dal fatto del risparmio e non dover chiamare terzi, ma è dato dal fatto di una più veloce organizzazione delle nostre lavorazioni. Avendocelo in cantiere non abbiamo bisogno di programmare e chiamare o eventuali altri mezzi, perché lo accendiamo e si va.